esprime un parere sulla possibilità che esista un altro tipo di finanza rispetto a quello che c'è oggi. Prego, Alberto. Sì, l'idea appunto è proprio quella di dare un contenuto in questo senso. Tra l'altro, appunto, se sono poco chiaro, siete interessati a intervenire anche mentre parlo, assolutamente. Siete i benvenuti. Lì, appunto, mi ha sentito parlare molto prima che interventi precedenti, del discorso degli investimenti fondamentalmente e della connessione che ha la finanza con il lavoro. Insomma, l'obiettivo del mio intervento sarebbe proprio di cercare di chiarire questo rapporto che hanno e come in realtà si sia rotto il ruolo sociale che ha o dovrebbe avere appunto la finanza che si è ripiegata su se stessa e non consente investimento che abbia la finalità ultima poi appunto di riportare occupazione. Allora, non so se possibilità. Sì, sono poche slide, non sono. Volevo partire da bravo economista con un grafico, perché altrimenti non potrei definirmi tale. Comunque, appunto, l'idea da cui volevo partire era quello del crollo che ha avuto il PIL italiano, dei dati sulla disoccupazione. Posso anche fare della presentazione, non è? Ce l'abbiamo tutti in mente il grafico della disoccupazione, Esattamente, per guarda, cui è non so chiarissimo. vedere, Esattamente, non lo diciamo. e via. Partire ecco dal discorso, siccome qualcuno ha utilizzato la parola guerra anche, e c'è nell'intervento successivo al mio di Giulio, vorrei dire che appunto non è stato l'unico a utilizzare questo termine, ma un insospettabile, diciamo, cioè il direttore generale della Banca d'Italia, Rossi, c'è quel termine, non so se non è. Rossi, che definisce insomma la crisi. Non c'è termine guerra, io mi sono Scusato io. allora mi affaccio, allora Ah, va mi nego bene. Maurizio. Allora, il direttore, appunto, della direttore generale di Banca d'Italia, Rossi, ha utilizzato questo termine per definire appunto quello che è stata la crisi italiana. Lui dice: rispetto a 7 anni fa si produce un decimo in meno di quello che abbiamo prodotto, di quello che si produceva all'epoca. Contrazione del 17% dell'industria, costruzione del 30%, perso 1 milione di posti di lavoro. Dico, se vai avanti di un paio di slide, vabbè, sono andati questo l'intervento di guerra, e se vai al prossimo, questo è l'aumento che hanno avuto fra il 2007 e il 2011, mi sono limitato al periodo della crisi, i debiti pubblici europei. Il termine guerra è, secondo me, indicativo perché noi abbiamo livelli simili di aumento del debito pubblico, livelli di questo genere, li troviamo soltanto a cavallo delle ultime guerre mondiali, fondamentalmente. Quindi, insomma, parliamo di una crisi che ha un impatto sul debito pubblico paragonabile a quello di una guerra. Però, ecco, da dove viene questa guerra? Insomma, perché una guerra, una prova contraria, fortunatamente non l'abbiamo vista. L'origine di tutto ciò è, insieme a una concatenazione di cause, si ritrova principalmente nella finanza. Non voglio ripercorrere nel dettaglio tutta la storia della crisi dei mutui subprime, cerco di portare soltanto gli elementi che sono fondamentali e utili poi per proseguire. Per dare un'idea, se puoi andare avanti di una slide, per piacere. Ecco, nel 2008. Questi sono il grafico dei titoli emessi per dare un paragone, nel sistema finanziario americano. Ci sono circa 5.800 miliardi che sono, non si vede bene, sono in obbligazioni. Quella colonna, adesso purtroppo probabilmente la slide me la legge male,
con la colonna più alta sono 11.000 miliardi di dollari, sono il valore delle cartolarizzazioni delle emesse nel corso del 2008 negli Stati Uniti. Che cosa sono le cartolarizzazioni? Fondamentalmente quando sono una innovazione finanziaria, per cui nel momento in cui, sì, ecco, l'innovazione, sono d'accordo con te, possiamo che a mio parere potrebbe tranquillamente essere vietata, ma poi... No, è un'innovazione dell'Ottocento. Esatto, spengo. Innovazione del 90. Esattamente. Che consiste appunto nella trasformazione di un titolo, come può essere quello di un mutuo, in qualcosa che si può vendere fondamentalmente, quindi che è possibile trasferire. Perché una banca è interessata a fare un passaggio di questo genere? Fondamentalmente perché in questo modo ha la possibilità di ottenere immediatamente, vendendo un debito, un capitale che invece rientrerebbe nel tempo, e una pulizia di bilancio, per cui libera risorse per poter investire successivamente. L'altro grosso vantaggio che ne ricava una banca è di minare. Si difende molto dal rischio. Nel momento in cui io il mio credito che ho con una persona, quindi una persona che fisicamente viene da uno sportello, mi deve da bancario questo rapporto quotidiano e mi apre un mutuo, per cui io come banca assumo il rischio che questa persona non mi ripaghi questo mutuo, nel momento in cui io lo vendo, fondamentalmente mi libero di questo rischio. La cosa importante da capire è che il rischio non sparisce. Il debito io lo sto semplicemente trasferendo, e la dimensione, per dirvi, è quella di 11.000 miliardi di dollari di questo tipo di cartolarizzazioni, non solo legate ai mutui casa, ad esempio nel mutui casa, ma anche di altri settori. Dopodiché, qual è la cosa secondo me interessante anche del motivo per cui è esploso così tanto il discorso della cartolarizzazione? Se guardi la slide successiva, questo è un dato, ho preso dei dati italiani, non i dati americani però che sono paragonabili, del numero di anni che sarebbe necessario con un reddito medio se uno investisse tutto quello che guadagna solo per comprarsi una casa, l'andamento che ha avuto dagli anni 80 rispetto ad oggi. Fondamentalmente nel 1980 se un lavoratore, se vediamo un reddito medio di un lavoratore medio, ci metteva circa 4 anni, se investiva tutti i soldi, ripeto, del suo salario per l'acquisto di una casa, a comprare un appartamento di valore medio. Oggi ci mette circa 10 anni. Oggi per un lavoratore medio per comprare una casa di valore medio ci mette circa 10 anni. Che penso che sia anche una cosa abbastanza ritrovabile nel quotidiano, nel senso oggi per un ragazzo della mia età comprare una casa ha delle tempistiche che una volta comprare casa era una cosa diffusa a livello 30-40 anni fa, oggi è un problema veramente grande. In che modo si allaccia questo discorso della crisi dei mutui subprime? Se puoi andare avanti, qual è? Questo è un grafico di Stiglitz sull'andamento delle disuguaglianze, della distribuzione dell'1% a livello del reddito, l'1% delle persone più ricche al mondo. Questa è la quota di capitale di ricchezza, l'andamento della quota di ricchezza posseduta dall'1% delle persone più ricche nel mondo. Vedete che nella crisi del 29 era l'1% della popolazione mondiale possedeva circa è riferito ai Stati Uniti, il 25% della ricchezza della nazione. Questo rapporto è sceso negli anni fino agli anni 50-70, dopodiché dagli anni 80 è ridecollato e arriviamo a quel dato, lo stesso identico dato che avevamo nella crisi del 29, guarda caso nel 2008. Qual è il collegamento di tutto questo discorso che vi sto facendo? Nel momento in cui io non ho un'esplosione simile delle disuguaglianze, quindi ho un'ampia platea di persone che hanno difficoltà ad avere accesso al credito, alla possibilità di accedere quindi all'acquisto di una casa, io banca, che soluzioni io banca e io sistema politico,
Questa è una dottrina, diciamo, dottrina dell'era Bush, essenzialmente, in cui è esploso questo problema. Com'è che comunque vi garantisco, anche se siete precari, non avete più un lavoro, di poter avere accesso alla casa? Ci pensa la finanza. La finanza come strumento di democratizzazione, cioè grazie, l'idea era grazie all'innovazione finanziaria, io posso darvi la possibilità anche a famiglie che all'epoca, anche con i canoni dell'epoca, anche attuali, sarebbero ritenute essere non bancabili, quindi non avevo possibilità di avere accesso al credito, di farlo. Tanto io banca riesco a disfarmi del rischio che mi date e lo giro sul sistema finanziario. Cosa ha portato tutto questo? All'esplosione della crisi del mutuo subprime. Per cui questi crediti venivano distribuiti a livello di sistema finanziario, venivano impacchettati in prodotti finanziari dai nomi astrusi, non sto qua a riportare. Di fatto, a un certo punto il mercato, con l'esplodere della crisi, si è completamente bloccato. Se non fossero intervenute le banche centrali, le banche non si sarebbero prestate nel giorno del fallimento di Lehman Brothers. Si erano bloccate completamente le contrattazioni del sistema interbancario perché nessuno si fidava più di nessun altro, non sapevano chi poteva essere il successivo a fallire. Perché? Perché il rischio non si sapeva neanche più dove fosse, fondamentalmente. Ma ripeto, il rischio non scompare. Anzi, è stato aumentato a livelli folli. Perché? Perché si è perso un concetto di relazione, che questo è un punto principale, una spersonalizzazione anche del rapporto finanziario. Cioè, non mi importa più io chi ho davanti, se è una persona solvibile oppure no, come dice esattamente il signore, o anche una storia che ho davanti a una persona, una conoscenza che io posso avere. Se questa persona poi ha un problema e torna da me e mi chiede: guarda, io in questo momento sono in difficoltà per un mutuo, sapete che la cartolarizzazione del mutuo, da me vengono clienti chiedendomi di poter surrogare il mutuo, ma la prima cosa che gli devo chiedere è: ma il vostro mutuo è cartolarizzato o meno? Perché se è cartolarizzato non è più di proprietà della banca, che quindi si deve presentare all'atto eventualmente per fare la surroga, ma magari di un fondo che è finito alle Cayman, e quindi hai voglia tu di chiamare il rappresentante della società Alta Italia a presenziare all'atto a Brescia per fare un trasferimento di mutuo. Perdita quindi del rapporto con le persone, fondamentalmente, il legame, il credito. Il credito vuol dire dar credito, questa è l'idea, quindi dare fiducia alle persone. Prima caratteristica del sistema finanziario oggi. Secondo, gigantismo. Ed è quello a cui faceva riferimento Maurizio. Per darvi un'idea, il mercato delle valute, scambio, contrattazione delle monete. L'import-export nel 2000, ho dati del 2011, legato ai beni, quindi il valore dei beni scambiati import-export fisici del commercio mondiale si aggirava circa su 20.000 miliardi di dollari l'anno. Cifra? Ma guardate voi. Bene. Il mercato delle valute muove un equivalente di 4.000 miliardi di dollari al giorno. Quindi in una settimana si scambia l'equivalente di quello che fisicamente viene mosso in un anno. Dall'80 al 2005, attivi della finanza, quindi valore dei titoli, delle obbligazioni, delle azioni, è passato da circa il 109% del PIL al 316% del PIL. Wall Street valeva nel dopoguerra il 15%, quindi il valore di capitalizzazione di Wall Street valeva circa il 15% del PIL degli Stati Uniti. Nel 75 eravamo ancora al 17%, all'80 siamo arrivati al 35%, nel fine anni 90 eravamo al 150%, nel 2006 eravamo al 350% del PIL. L'altra cosa, sempre, quindi appunto, una economia finanziaria che è sempre più grande rispetto a quello che è invece la base che dovrebbe essere, cioè l'economia reale. Dammi anche un esempio di livelli a cui siamo arrivati. Uno pensa che le contrattazioni vadano
quando uno vede il telegiornale e vede le immagini di Wall Street, no? degli omini che si agitano e fanno, e fanno gli acquisti nella borsa, insomma, uno dice, quella è l'immagine, no? Principe che uno ha in testa della finanza. Bene, oggi il 60% delle transazioni finanziarie è fatto in automatico da macchine. Cioè non c'è un uomo dietro che preme il bottoncino e dice acquisto qualcosa. È cosiddetto, si chiama trading ad alta frequenza. Fondamentalmente le macchine cercano di giocare su delle variazioni minimali del prezzo di titoli per riuscire a intercettare, a battere di qualche millisecondo i concorrenti per poter giocare su questi scarti di prezzo. Una cosa di colore: nell'ottobre del 2011 è stato posato il primo cavo fibre ottiche sotto l'oceano che collega New York con Londra. Poi il telegrafo che c'era una volta, no? Il disegnano. A cosa mi serviva questo cavo? Quindi che fare un investimento di milioni di dollari, cioè posare un cavo da Londra agli Stati Uniti? A ridurre da 65 millesimi di secondo a 59 millesimi di secondo la velocità di trasmissione dei dati fra la borsa di Londra e di New York. Questo perché? Per bruciare sul tempo i concorrenti. Cioè qui, questo per farvi capire il livello di autoreferenzialità assoluta che ha raggiunto il sistema bancario, il sistema finanziario. Fermassimo qui sarebbe, uno dice autoreferenziale, il problema è il livello di danno a cui siamo arrivati invece del sistema finanziario. E principalmente lo strumento principe famigerato che è passato che ha citato anche Maurizio è il discorso dei derivati. Fondamentalmente derivato di per sé è un contratto che ha un sottostante, significa che appunto è fatto su il valore di qualcos'altro, che possono essere qualsiasi cosa: titoli, materie prime, obbligazioni, assicurazioni. Quindi esistono anche derivati, per esempio, che scommettono sulla vita delle persone, per cui io guadagno se la persona muore prima, così mi scatta l'assicurazione, il T-bond della morte di Deutsche Bank. Il derivato di per sé nasce come strumento di copertura assicurativa, ha una finalità anche pratica, nel senso, io dico, voglio comprarmi, sono un'industria che ha bisogno di energia, pari di petrolio, sparo. Voglio sapere che fra tot tempo posso comprare un tot quantitativo di petrolio sapendo quanto spendo. Quindi io faccio un derivato sul petrolio, su barili di petrolio, e dico che comprerò fra un mese, mi do l'opzione, la possibilità di comprare fra un mese un determinato quantitativo di petrolio a un determinato tipo di prezzo. Questa funzione ha una funzione pratica. Non è una cosa completamente campata in aria. Ecco, peccato che nel 99% delle emissioni di titoli derivati non c'è poi uno scambio fisico di merce. In realtà è semplicemente un discorso di speculazione e di scommessa finanziaria, esattamente. Io ho dato a metà quello di Maurizio, era sui 600 milioni, si può andare avanti tu di Maurizio? Ok. Io ho il dato del 2011, che erano 708 trilioni di dollari, l'equivalente di nozionali dei derivati scambiati nel mondo, se premi ancora una volta, equivale a circa 12 volte il PIL mondiale. Il problema è che appunto questo utilizzo dei derivati ha portato a un livello di volatilità dei mercati fortissimo, per cui abbiamo esempi del tipo... Il prezzo del petrolio del barile è $60 nel 2006, 144 nel luglio del 2008, scende in qualche settimana sotto i $50 e risale in un solo giorno del 25%. Sono dei valori che rispetto agli scambi reali che avvengono alla base di questi derivati sono completamente completamente sballati, perché non c'è un motivo reale sotto a queste oscillazioni di prezzo. Sono delle oscillazioni dovute appunto a queste macchine che continuano a scambiare velocemente e a questi volumi enormi di finanza. Il problema è quando queste speculazioni poi avvengono anche su grano,
gratis, per esempio, con prezzi raddoppiati nel 2000, in un anno del 2008, che hanno effetti devastanti poi invece per le persone che da questi magari non comprano materie prime, appunto per vivere. Quindi ecco, un sistema finanziario, hanno detto, che autoreferenziale, ingigantito, che ha perso completamente appunto la sua funzione sociale. Il fatto è che il paradosso a cui siamo arrivati è che le enormi perdite che si sono avute a seguito della crisi del 2008 sono state coperte dall'intervento degli stati. Per cui, crisi dovuta, partita dal privato, dalla finanza, tamponata dagli stati, e oggi la vulgata è stati che hanno vissuto sopra le loro possibilità. Quindi, ho voluto ricordare questo discorso da dove è nata questa crisi, proprio perché dopo tutti questi anni che sono passati, ormai sono passati 7 anni appunto, ci siamo talmente abituati al discorso che il motivo sono gli stati, no? Come questi tagliare spesa pubblica, eccessivo indebitamento, eccetera, eccetera. Però se mi passate un po' il paragone, così, è un po' come quando si leggono sui giornali le notizie degli stupri, no? E si dice, però anche la ragazza girava con la minigonna. Paragone vuole essere, stiamo focalizzandoci sul problema dei reali, per carità, degli stati, colpevoli sembrano essere, no? Gli stati, quando invece però colpevole viene da ben altri. Io però non l'ho capito, perché tu hai detto che hai esaminato l'origine della crisi, ma io non l'ho capito. Sì, non sono voluto entrare... Non sono voluto entrare nel dettaglio. Colpevole, no, ma me la puoi dire anche sì. Sintetica. L'origine della crisi, essenzialmente, io mi sono concentrato sulla parte finanziaria dell'origine della crisi, quindi dalla crisi dei mutui subprime siamo arrivati a quel blocco dei mercati finanziari che vi ho detto. Parti dalla crisi per spiegare la crisi, non mi stai spiegando la crisi, parti dalla crisi dei subprime, perché già c'è la crisi. Come tu hai sì. Appena detto che vuoi individuare il colpevole che non sono gli stati, ma che è colpevole. È la finanza. La finanza. Il colpevole, attenzione. Il mondo. Attenzione, un certo tipo di finanza. No, ma apprezzo lo spirito polemico, cioè assolutamente. Non voglio interromperti. Esatto, ma poi apprezzo, no? Assolutamente, ci mancherebbe altro, assolutamente. Allora, se era che non volevo portare via troppo tempo quell'intervento. Se allarghiamo il discorso, come avevo detto, la finanza è il motore da cui è partita inizialmente la crisi ed è un fattore che la alimenta. Ma perché la finanza va in crisi, devi spiegare allora? La finanza va in crisi per l'esplosione delle disuguaglianze, essenzialmente. Questo è quello che nasce da allora, dalla deregolamentazione che c'è stata, quindi da un percorso chiaramente di ideologia neoliberista molto... molto spinto, quindi una deregolamentazione della finanza che è partita dagli anni 80, che le ha concesso di fare appunto delle cose che prima erano vietate dalla finanza. Ma la colpa non è degli stati che hanno fatto la deregolamentazione. La colpa era della dottrina Bush, che nasce, no? Semplifico, non è la dottrina Bush. La colpa risale, quel grafico lì, dell'esplosione delle disuguaglianze che ho fatto vedere prima all'inizio degli anni 80, non è un caso che parte da lì, nel senso che Reagan, Thatcher, inizio degli anni 80, inizio di privatizzazione, deregolamentazione dei mercati, esplosione, da lì nascita dell'esplosione delle disuguaglianze, successivamente intervento della finanza ad andare a tamponare in questo modo questa idea di democratizzazione, quindi di possibilità di accesso alle opportunità, che nonostante appunto ci sia stata una compressione enorme dei salari, un'esplosione appunto di persone che non erano più in grado di avere l'accesso al credito, la finanza proposta come strumento di democratizzazione di possibilità di accedere al credito. Sono stato chiaro in questo qual è il mio percorso mentale, probabilmente mi sono spiegato male anche, assolutamente. Spiegato bene, non lo condivido, ma ok, va bene.
Certo, è una parte questa del quadro. Io chiaramente mi sono focalizzato su questo, essendo, diciamo così, venendo dal mondo della finanza etica. Comunque, tornando a noi, ho detto una finanza che lavora in questo modo, fondamentalmente. Quali sono state poi sono state fatte delle riforme per andare a modificare questo modo di lavorare della finanza? Essenzialmente no, buona parte delle riforme che sono state fatte sono state o sono incomplete o sono state dilazionate. Quello che andrebbe fatto, per esempio, a parere mio e a parere anche delle proposte che vengono fatte dal mondo della finanza etica, per esempio, sono il divieto delle cartolarizzazioni, del sistema ombra, un avvicinamento delle banche, quindi non il discorso anche della banca universale, quindi banche di investimento, piuttosto unite alle banche commerciali, ma tornare a una separazione di queste realtà, diminuzione della leva finanziaria, quindi quanto si possono indebitare le banche per poter andare a speculare, regolamentazione dei derivati, una tassa sulle transazioni finanziarie che vada a impedire questo discorso che renda costoso questo discorso del trading ad alta frequenza. Lotta ai paradisi fiscali, perché comunque se non ho la possibilità di andare a intercettare i movimenti di capitale e questi si possono spostare e andare laddove c'è maggiore, diciamo così, presenza, facilitazioni fiscali, dopodiché non sono mai in grado di andare effettivamente a recuperare la parte di reddito che è generata da quello, ma la tassazione resta schiacciata soltanto sull'attività reale. Controllo dei flussi di capitale. Nel nostro piccolo, cos'è che possiamo fare noi, oltre a un discorso di livello così allargato, così alto? È un discorso di utilizzo dei nostri soldi. Cioè, la finanza ha potuto fare tutto quello che ha fatto utilizzando anche soldi nostri. Cioè, nel momento in cui vengono depositati istituzioni finanziarie, i nostri soldi diventano munizioni, diciamo, se vogliamo tornare sul paragone della guerra, per poter andare a fare questi tipi di operazioni, questi tipi di speculazioni. Qui io appunto lavoro in una realtà che è banca etica, che ha l'idea fondamentalmente di tornare a fare ciò per cui la banca è nata, cioè tornare a ripristinare il contratto sociale, la funzione sociale che hanno le banche, cioè prendere da chi? Dal risparmio e destinarlo all'investimento sull'economia reale. Questo Banca Etica è particolarmente focalizzata sul terzo settore, per cui presta essenzialmente a cooperazione sociale, cooperazione internazionale, associazionismo e cultura e ambiente. Però ecco l'altra cosa che è il discorso della trasparenza, per cui siamo l'unica banca in tutta Italia che pubblica sul proprio sito Ti finanziamenti interrompo che di fa. nuovo perché la pubblicità di Banca Etica la odio e allora io ti vorrei chiedere invece a quale periodo storico tu fai riferimento quando dici di ritornare a una concezione di banca con a scopo sociale. Allora, ci sono La banca una. poi hai detto addirittura che è nata così. Ce la racconti come è nata questa banca, non la tua banca etica? Perché la banca storicamente non nasce così e credo che siamo d'accordo su questo, di Sì. una storia antecedente al capitalismo, se la vogliamo dire. La E banca quindi vorrei moderna capire, come la intendiamo vorrei oggi. capire perché se tu oggi vedi nella finanza qualcosa di immorale, perché invece di andare a vedere come si è sviluppata questa cosa che anche a me non piace, non piace a tanti, perché invece di andare a vedere come è successo, immagini un mondo tutto tuo, che si sviluppa solo nella tua testa, secondo cui dovremmo tornare a una cosa che in realtà non è mai esistita. Non sarebbe meglio ripercorrere la storia così come si è sviluppata e capire che oggi siamo a una parte di un processo che ha un tuo percorso che non puoi cambiare semplicemente immaginando che sei partito da un'altra parte. La Innanzitutto, banca non nasce a scopo di fare un servizio a chi poverino non si può comprare una non casa. sono La d'accordo. banca nasce a scopo speculativo. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo, ma questa è la storia però. No, la storia del sistema bancario è una storia diversa. Innanzitutto ci sono varie tipologie di sistemi bancari.
la banca moderna nasce nel 1300 a Firenze, essenzialmente, nella Toscana. Quindi in periodo precapitalistico? Assolutamente sì, certo, la banca ha delle finalità precapitalistiche, assolutamente. Dopodiché, appunto, innanzitutto c'è una nascita. Il sistema bancario non è un monolite, per cui in quel periodo sono nati, per esempio, anche molte tibetà. Quindi l'idea che servisse appunto dare la possibilità di accesso al credito a persone che ne avevano bisogno. Ma quando mai? Storia del mondo di tibetà. La banca nasce per fare soldi a partire da soldi. No, non sono assolutamente d'accordo. La banca si è evoluta in questo senso. Purtroppo una parte del sistema bancario si è evoluta in questo senso. Se andiamo nel periodo più capitalistico, quindi nell'Ottocento, passiamo al discorso del movimento delle banche popolari oppure delle banche di credito cooperativo, nascono da delle finalità assolutamente lodevoli, che sono quelle di garantire, le banche popolari sviluppate essenzialmente nel settore agricolo, per cui l'accesso al credito dei contadini per poter finanziare le banche di credito cooperativo, la propria attività appunto agricola, mentre invece le banche popolari un'attività artigianale. La banca ha una funzione sociale, a mio parere, che è quella appunto di dare la possibilità alle persone di iniziare un'attività finanziaria, quindi un'attività reale, quindi di portare essenzialmente occupazione e valore economico. È il modo in cui una banca viene gestita che porta una differenza. Non è l'istituto banca stesso, a mio parere, che è deleterio. È il modo in cui una banca viene gestita. C'è chi li metterà sul deleterio, se è buono, se è cattivo. Non possiamo rimanere al dato oggettivo di quello che fa, senza attaccarci sempre un giudizio di valore, che ovviamente può essere il tuo, può essere diverso dal mio. Se noi raccontiamo la funzione che fa, banche fanno profitto. Aziende che lavorano all'interno di una struttura. L'articolo 1 di qualsiasi banca è a scopo di lucro. Sono aziende. Società per azioni, le banche sono praticamente tutte società per azioni. E non sono tutte società, soltanto società per. Però questo rischia di essere un vicolo cieco, nel senso che è difficile qua arrivare a un accordo. No, il profitto non può essere giudicato moralmente, il profitto è un dato economico. Se un'impresa che si chiama banca o impresa industriale o quello che vuoi iscrive nell'articolo 1 del suo statuto che ha scopo di lucro, poi potrà fare tutte le cose sociali che ti pare, però il suo scopo non è fare le funzioni sociali, è fare soldi, è fare profitti. Sì, ma questo è il dato, questo è un dato oggettivo, il resto sono valutazioni morali che noi attacchiamo a un dato oggettivo. No, ci sono anche delle valutazioni funzionali, questo è il punto. Nel senso che è ovvio che vogliono fare il lucro, bene. Dopodiché c'è una valutazione funzionale. Se io ho bisogno di un finanziamento, no? Consento a X di fare il lucro tramite prestito per poter fare delle altre cose. Certo, non è possibile attaccarci, come dire, la postilla etica. No, lui non lo fa per il mio bene, lui lo fa per guadagnarci sopra. D'accordo, questo è il punto, evidentemente. Ecco. L'idea però, se interrompo, l'idea è che comunque non tutto il sistema bancario, diciamo così, nasce in questo modo. Esiste una parte del sistema bancario, esiste il sistema cooperativo per esempio all'interno del sistema bancario, per cui l'idea non è trarre profitto. Poi l'evoluzione che abbia avuto nel tempo, purtroppo abbiamo tutti queste idee che appunto la banca necessariamente lavora per sé e soltanto per fare profitto, ma questo potrei dirlo appunto riferito a qualsiasi tipo di industria, a qualsiasi tipo di impresa, ma il modo di farlo